L'immagine che resterà di questa gara, buonasera innanzitutto Gobbi e buonasera Gobbe, che mi resterà impressa è l'accerchiamento dell'arbitro al 96esimo e 30 secondi, quando giustamente non ci assegna un calcio d'angolo perché il tempo è ampiamente scaduto, giustamente ci fa tirare la punizione a tempo ampiamente scaduto, non ci concede l'angolo a tempo ampiamente scaduto, e i nostri geni in maglia bianconera, visto che la grinta non hanno tirato fuori per 94 minuti, all'ultimo minuto di gioco si spalgano verso il direttore di gara, riuscendo anche a prendere un giallo. Mi sembra di male. Questo praticamente è il sunto della nostra partita. È per farvi capire e ribadire quanto la nostra Juve è caduta in basso, quanto le mie previsioni sono ampiamente rispettate, quanto la nostra squadra ha dimostrato di essere da quinto barra ottavo posto, e quello sarà il nostro habitat naturale. Perché se con un Napoli falcidiato da infortuni e dimezzato dal Covid e con impegni in Coppa d'Africa non riusciamo a fare i 3 punti e accorciare il gap che ci divide da loro, se non rimediamo i punti così, difficilmente riusciremo a recuperarli. Beh, c'è gente che ancora spera, c'è gente che ancora fa le tabelle. Io sono 3 anni che vi racconto una storia che puntualmente tutti gli anni si verifica, tranne lo scorso anno, Faraoni ci ha graziato e rovinato, perché Faraoni ci grazia ma ci rovina nello stesso modo, perché magari forse qualcuno avrebbe aperto gli occhi prima. Commentare la gara mi sembra veramente superfluo. Il nostro non gioco, la nostra tanta confusione, la nostra poca precisione, soprattutto in aria, perché ormai in aria ci arriviamo, forse tiriamo pure più dell'altri, ma la porta non la vediamo mai, o comunque sia, facciamo sempre le scelte sbagliate negli ultimi 15 metri, già ci arriviamo con difficoltà, e quando ci arriviamo con difficoltà riusciamo pure a fare la scelta sbagliata. Dei tanti criticati, oggi però voglio fare una nota del medico per Rugani, perché non avendo giocato per tanto tempo, oggi alla fine lui il suo l'ha fatto, a differenza del compagno del reparto, Alexandro, che veramente stamattina alle 8:30 sono stato a vedere mio nipote, che gioca nell'Under 14 dell'Urbetevere, qui a Roma. E il centrale della squadra di mio nipote, il terzino sinistro della squadra di mio nipote, difendono meglio di Alexandro, e se sanno girare e non si fanno fare quello che ha fatto Politano sul gol di Mertens a lui. Però noi abbiamo una dirigenza che ci vede lungo, e Alexandro sta con la maglia da Juve da 6 anni, titolare inamovibile a 6 milioni di euro l'anno. Noi siamo gente che del pallone ci capisce, sicuri. La nostra società non va criticata perché ci ha fatto vincere. Io aspetto sempre il discorso quando la Juve non entrerà in Champions, quando la Juve non entrerà in Europa League, quando la Juve continua, tutte queste persone che a me mi dicono la società non va criticata, io mi segno tutti i nomi e aspetto che poi quello che diranno, poi lì mi faccio due risate. Oggi su Instagram, fine partita, negli ultimi minuti della partita, anche molte immagini, il rigore negato. Il rigore negato. Io dice la verità, me ne sono accorto. Lo rivedo e da in diretta non sono convinto. Col fermo immagine mi sembra un po' più rigore, un po' più umano. Però ragazzi, per me ce n'è pure uno dubbio su Di Lorenzo, De Ligt. Forse è pure qualcosa più di dubbio.
Io però non voglio fare come loro, attaccare mai i gol. A me frega proprio niente. Cioè, dopo che ho visto una partita del genere, io non me posso attaccare ai gol. Non me voglio attaccare i gol. Se devo dire e fare una polemica, vi riallaccio a quello che ho fatto nel video di stamattina. Video di scusate, oggi pomeriggio. Che non riesco a capire come i tre giocatori del Napoli che dovevano fare una quarantena perché a contatto con un positivo, o anzi con dei positivi, e perché non in possesso del booster, ma soltanto di due dosi di vaccino, avrebbero dovuto stare in quarantena per 5 giorni. E invece si sono presentati a Torino perché la Napoli ha fatto il gioco di tre carte con l'AS e in più sono scesi in campo. Allora, se un cittadino normale eludesse queste regole che siamo costretti a rispettare e viene fermato, sarebbe sanzionato con un'ammenda. Questi giocatori non potevano giocare, ma vorrei sapere, oltre che non potevano giocare, perché hanno giocato e perché nessuno ne parla? E se hanno giocato, perché possono giocare? Qui nessuno lo ha spiegato, nessuno lo spiega. E io vorrei sapere, se invece che i tre del Napoli erano da Juve e erano Dybala, Chiesa e Bernardeschi, prendo tre nomi a caso, quanti telegiornali, quanti siti internet, quante trasmissioni sportive avrebbero aperto dicendo la Juve ha fatto giocare tre positivi, tre contagiati, scusate, vabbè, ma avete capito, tre giocatori che non hanno rispettato la quarantena. Perché non viene detta sta cosa? Io però non ci ho avuto spiegazioni. Io questa cosa non l'ho capita. Questi tre devono stare in isolamento fiduciario, non devono avere contatti con altre persone, e invece vanno in campo e incontrano altri 22 compagni e avversari. Qui su questo io vorrei puntare il dito. No, sul rigore o il non rigore, che mi cambia poco e mi sposta poco. Questa è una cosa su cui per me il Napoli dovrebbe pagare dazio, perché è uno, elude le regole in maniera chiara e netta, e due, e mette a rischio la salute di altre persone. Però, tanto come al solito, finirà in una bolla di sapone. Aurelio e i Mozzarella Boys ritorneranno a Napoli, a Juve, pure stavolta. Si è presa un culo e sono tutti contenti, perché poi alla fine il discorso resta sempre e solo questo. Scusate ragazzi se ho il timbro di voce veramente basso, purtroppo ho dei problemi abbastanza seri a livello familiare, quindi più un po' di tempo. Credo che non sarò molto presente sui video, calcolando che poi la prossima settimana ormai ho preso un impegno e ho comprato i biglietti, quindi andrò a vedere sia Juventus e Roma, Roma Juventus, e andrò a Milano, quindi ho pure il fatto di partire per Milano e non ce la faccio a fare troppe cose e purtroppo forse per una settimana, 10 giorni, mollerò con i video. Mi dispiace. Vi chiedo scusa, ma sarò più attivo un po' magari su Instagram, perché avendolo sul cellulare è più comodo fare su Instagram post o commentare o altro. Detto questo, fino alla fine, sempre forza Juventus.